Eccoci qua, allora qualche piccola incertezza tecnica, comunque sia, siamo qua io e Tiziano Mele che saluto. Ciao Buonasera. Tiziano. Ciao, ciao Mauro, buonasera a te. Ciao Tiziano, allora oggi ti oriento un po', siamo ospiti di FIAB Brindisi sulla piattaforma Telmed. E passeremo un po' di tempo insieme parlando di quello che è il tema della serata. Parleremo di creatività, parleremo di quello che fai, della comunicazione, del marketing e di quello che è la tua attività anche come formatore. Lo faremo secondo un filo conduttore di un racconto, insomma. Quindi non ti preoccupare, non ti chiederò slide, non ti chiederò cose complicate. È semplicemente una chiacchierata in un momento in cui noi come associazione FIAB Brindisi così vogliamo passare un po' di tempo insieme facendo leva su un argomento, cioè su un argomento che ognuno di noi può in qualche modo avere la possibilità di dare il proprio contributo a tutte quelle che sono le attività dell'associazione. Allora, ti passo un attimo la parola e ti chiedo immediatamente, ma da dove chiami? Da dove parli? Tiziano? Scusami, ma sì, mi senti, sì. Io ti sento, sì, ti chiedevo da dove parli? In questo momento parlo dalla mia camera studio e ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio la FIAB per questa opportunità perché comunque prima ancora diciamo di raccontarci. La cosa che mi balza subito come notizia è che questo, che per me è forse la prima chiacchierata online, nel vero senso della parola, cioè nel senso che non è né un incontro né un webinar né qualcosa di strutturato, apre diciamo una prospettiva diversa ed è una delle cose, forse una delle poche cose positive che il 2020 ci ha lasciato, no? Sì, è vero, è vero. Questa grande, immensa opportunità sulla comunicazione online. Sì, è vero. Ci ha Quindi fatto. abbiamo delle opportunità nuove e ovviamente ci siamo anche un po' impegnati un po' tutti quanti a capire come funzionano le nuove tecnologie online e tutto quello che poi deriva da una frequentazione assolutamente inedita. Di passare un po' di tempo insieme, così, ognuno da casa propria, però con il video, con l'online e direi anche con le emozioni di essere così in diretta davanti a tutti, davanti a chi ci segue. Prima di ridarti la parola, un paio di cose. Allora, la prima è che la piattaforma è molto seguita, quindi hai un certo seguito, hai Grazie. i tuoi fan arrivano. Sì, parli da Brindisi, siamo nel territorio, però vedo anche come è capitato sempre finora, per tutta una serie di ragioni, non lo so, comunque ci sono collegamenti da varie regioni d'Italia. Poi un'altra nota di servizio, mi devo scusare con chi ha chiesto di entrare nel collegamento audio-video, ci siamo soltanto noi due. Ma era possibile anche far entrare le persone che avevano piacere così a far comparire la propria immagine sullo schermo. Purtroppo ci sono dei tempi tecnici, non è stato possibile, però dico a tutti quelli che ci seguono che possono utilizzare il form, c'è cioè una finestrella sulla pagina dove ci seguono e fare delle domande. Con quelle domande lì mi arrivano direttamente qui e di conseguenza possiamo rispondere in qualunque momento. Allora, il tema della creatività. Tiziano, ti volevo chiedere, ma cos'è sta creatività? Sì, è una bella domanda. Innanzitutto, vabbè, mi piace pensare che la creatività mi appartenga dalla nascita, perché già il mio nome, Tiziano, ha una ragione specifica. Me l'ha dato mio papà, che è professore di arte e quindi appassionato di pittura, per cui i latini dicevano nomen omen, no? Già nel nome c'era un presagio. E mi è sempre piaciuto fin da bambino
tutto ciò che era creativo, tutto ciò che mi portava ad esplorare, ad essere curioso. Sono, diciamo, una persona fortemente, fortemente curiosa. Ovviamente, scusami Mauro, se mi permetto, prima di parlare di creatività, provo anche a dire un attimo chi sono, cioè nel senso che... Già, è vero, scusa. No, no, È assolutamente vero. no. E in realtà Senti, io sono un conduttore dilettante, quindi insomma, ma tra l'altro... dimmi, è vero, mi sono dimenticato, me l'avevo pure scritto, chi è Tiziano? Niente, è andato avanti. Dimmi No, no, pure, dai. tranquillo. Allora, in realtà io sono un giornalista che però negli anni ha scoperto sempre più il mondo della comunicazione, no? Che sostanzialmente la differenza tra informazione e comunicazione è molto semplice. L'informazione è unidirezionale, c'è qualcuno che emette, che produce un messaggio e qualcuno che lo riceve, no? Un po' come la televisione o il giornale cartaceo, dove tu non potevi comunque fare nulla se non leggere. Ok. La comunicazione invece è qualcosa di interattivo. Aspetta che te ne vai un po' sul tecnico, aspetta, aspetta. Allora, mi hanno detto che tu ti occupi di, sei un giornalista, ti occupi di comunicazione e marketing, bene, perfetto. Però qui dobbiamo prima chiarire un termine, questo termine della creatività. E poi magari ci aggiungi delle cose, no? Perché io così parlando in genere... Vedo che la gente, i nostri soci, tutti quelli con cui parliamo, pensano alla creatività come qualche qualità particolarissima, qualcosa che ha a che fare con una sorta di atteggiamento vulcanico nelle cose, che magari anche c'è. Ma quando parliamo di creatività e idee, essere creativi e poi sviluppare le idee, tu cosa puoi aggiungere? Ma io credo che la creatività sia, diciamo, un'arma in più ed una dote che tutti potenzialmente abbiamo e che come tutte le doti va scoperta e allenata, no? E anche per la creatività vale la stessa cosa. Per cui poi tu puoi applicarla, no? In vari settori, pensa dalla scrittura alla musica, all'arte, alla comunicazione. Però è quello che ho scoperto su me stesso, che è sicuramente un quid in più, nel senso che quando il tuo, come dire, il tuo prodotto, il tuo manufatto, la tua opera è particolarmente creativa, sicuramente che cosa fa? Incuriosisce di più, catalizza l'attenzione di più, quindi si tira addosso più occhi, più pubblico, e questo, tra virgolette, ti porta ad essere molte volte vincente. Una cosa. Aspetta, c'è qualche problema con la connessione. È una specie di raffreddore. Adesso passa. Allora, è andato via Tiziano. Io mi mantengo online. Appena si riprende Tiziano. Eccolo qua, piano piano, recupera. Allora, eccolo qua, torna piano piano torna. Eccolo qua. Beh, come si dice? È il bello della diretta. Adesso mantienete così perché il tuo segnale è tornato buono. C'hai un bel pallino verde, quindi significa io ti vedo, ti sentiamo. Continua. Quindi noi eravamo arrivati al fatto di questo aspetto, cioè della creatività che comunque sia, bisogna organizzarla. Non basta soltanto avere una buona intuizione o comunque un carattere esplosivo e vulcanico. È necessario organizzarlo. Dimmi Sì, pure. assolutamente. No, dicevo, la cosa che ho scoperto su me stesso e che mi piace condividere è il fatto che la creatività può sostituire a volte, come dire, anche risorse di carattere economico-finanziario, cioè nel senso Sì. che se tu hai un'idea fortemente creativa, anche con
poche risorse o pochi soldi, ti puoi far sentire o vedere. E questa, diciamo, è una bella notizia, una buona notizia, soprattutto in un mondo dove comunque le risorse non sono tantissime, no? Soprattutto per chi opera nel no profit, no? Nel mondo del volontariato, dove comunque ha questa esigenza di capitalizzare al massimo con non tantissime risorse. Per cui la creatività è quell'ingrediente segreto, lo chiamo così, è un ingrediente segreto che ti permette di, come dire, fare centro di avere successo. Ovviamente, lo dicevo all'inizio, va allenata. E qui questa è una bella domanda, nel senso che sappiamo come si allena, no, il bicipite o il deltoide, sappiamo tante... La creatività, come si allena la creatività? Questa è una bella domanda, no? Eh sì, è una domanda che proprio ti pongo, perché è davvero un aspetto cruciale quando si vuole sviluppare qualcosa. Sì. Io credo che, voglio dire, non esiste una ricetta o, come dire, un assoluto sulla creatività, ma alcuni consigli che sono fondamentali. Cioè, sostanzialmente, per allenare la creatività bisogna essere curiosi. Questo, diciamo, è anche un po' una dote innata. Bisogna essere curiosi e quindi comunque ascoltare molto e osservare molto. È vero. No? Dall'osservazione, dall'ascolto nascono le cose più belle, ma a osservare tutto, cioè, nel senso che dicevano esperti di comunicazione pubblicitaria che alcuni slogan di successo, che hanno fatto veramente il successo di alcuni brand italiani, nascevano dall'osservare due persone che al bar si scambiavano due chiacchiere, o un murales, faccio un esempio, no? Murales sono fonti ottime di ispirazioni perché comunque... ti richiamano una parola che può concettualmente rimandare a un'idea che diventa esplosiva. No? Certo. Per cui diciamo, il consiglio per essere creativi è osservare, ascoltare, leggere, quindi di tutto di più, cioè libri, giornali, film, serie TV, adesso c'è internet. Più si è curiosi, più si è voraci da questo punto di vista, più si rischia di essere creativi. Questo molte volte, diciamo, è il segreto fondamentale. Poi è chiaro. Io ho notato anche una cosa, quando si è creativi può mancare una seconda qualità, cioè il coraggio un po' di sviluppare la propria creatività, magari per timidezza o per mancanza di particolari abilità. Cioè si rimane un pochettino in una situazione po di potenzialità. Io rimango lì e dico, ma mi piacerebbe fare una cosa del genere, è bella perché la cosa mi appassiona, ma manca il primo passo per mettere in pratica la mia creatività. Tu hai notato qualcosa del genere? Sì, è assolutamente vero. Cioè, nel senso che la creatività è il primo passo, no? E quindi tu scopri di avere questa dote, questo talento, cioè tu... poi ovviamente c'è il secondo che è fondamentale, altrimenti, come si dice, il tuo talento rimane chiuso, no? Il Eh talento sì. è il tuo sogno rimane chiuso. La differenza tra chi, no, porta il sogno e sta proprio lì, no? Nell'osare, cioè hai detto proprio la parola giusta, cioè nell'avere coraggio. È chiaro che questo dipende molto anche, come dire, dal carattere delle persone, no? Perché Ok, quindi non si può costruire in qualche modo, cioè una no. persona che ha delle potenzialità, però non riesce a mettere in pratica quello che vorrebbe fare. Ma io credo che si può. Diciamo, Ah, ok. un'altra buona notizia è questa, nel senso che anche io, tra virgolette, ero un bambino, un ragazzo che aveva poco coraggio. Quindi voglio dire, se poi qualcosina sono riuscito a farla, vuol dire che magari ho lavorato su questa cosa qui. Ah, ok, quindi è un fatto che hai sperimentato. Sì, io credo che a un certo punto subentri, diciamo, un dialogo interno, no? Perché poi tutti, no? Abbiamo la persona che fa e la persona che pensa. Quindi più è forte questo dialogo che noi abbiamo con noi stessi, e più rischiamo di fare le cose, cioè comunque di osare. È chiaro che a un certo punto, diciamo, il meccanismo secondo me è questo. Tu ti rendi conto di saper fare una cosa, di essere bravo, una qualsiasi cosa. Puoi essere uno chef, un pittore, un formatore, un nutrizionista, un personal trainer, una qualsiasi cosa. Ma devi avere la capacità, la grande capacità, la grande abilità di credere profondamente in te stesso. Puoi avere anche 100 persone che ti sostengono, ti incoraggiano, ti motivano, però in realtà, diciamo, è la 101esima, cioè tu, te stesso, che fai la differenza. E quindi sostanzialmente è lì, cioè
Bisogna avere quella dose di coraggio per buttarsi, no? È come quando tu vedi, sei al mare, aspetti un po', hai paura un po' dell'acqua fredda, però alla fine ti butti. Ecco, Un po' questa sensazione. come noi stasera che siamo qui insieme, ci siamo Esattamente, buttati, non è che rischiamo di esattamente dire cose particolari, sbagliate, però comunque sia, abbiamo piacere, no? A parte a incontrarci, perché è diventata una cosa abbastanza complicata vedere persone che sia stima, insomma, si vorrebbe frequentare. Io, come ho conosciuto pure Tiziano, no? Io Tiziano Melo l'ho conosciuto un po' per caso, frequentando i suoi corsi, perché bisogna dire che ha una intensa attività di formatore, non soltanto per quanto riguarda aziende o comunque nel mondo del business, ma anche come mi confermi, Tiziano, nel campo del volontariato. Quindi sì, c'è un supporto notevole alle associazioni del territorio. E in particolare mi è rimasta impressa una cosa, te la dico così, no? La leggo così come mi viene, insomma. Cioè, quando ho avuto modo spesso di frequentare persone che si occupano di marketing, comunicazione, e non me ne vogliono gli addetti lavori, però hanno un che di, come dire, un po' di disparato, come si dice, no? Un po' sopra le linee, per certi versi, con un modo di parlare certamente molto, molto tecnico, molto attento, per carità, però sembra qualche cosa di inarrivabile, tutto sommato. Bene, io conoscevo Tiziano, usava un linguaggio semplice, rigoroso e poi naturale. Cioè, occuparsi di crescita personale, personal branding, storytelling, tutte le cose che chissà cos'altro pure, che hanno a che fare con una forte interazione con le persone, con un linguaggio estremamente semplice. Una frase mi è rimasta impressa, l'hai pure ripetuta ora. Cioè che tutto sommato nel campo della comunicazione, certo, i professionisti sono una cosa, i dilettanti sono una cosa completamente diversa, però tutti in qualche modo oggi, grazie a internet, possono effettivamente non essere più schiacciati nel loro localismo, provinciale. È così, Tiziano? No, è assolutamente così. Innanzitutto ti ringrazio delle belle parole che hai usato sul mio conto. Grazie, prego. Effettivamente Piacere. è quello che provo a fare da sempre, cioè essere me stesso. Cioè, io sono così come mi vedete, cioè mi vesto così, parlo così, cioè non costruisco nulla, perché ho imparato che comunque la genuinità è forse una delle doti migliori. È chiaro che quello che dici è sacrosanto, cioè internet in primis e poi i social che sono arrivati dopo, hanno creato delle opportunità straordinarie, cioè hanno consentito a tutti di essere editori di noi stessi, no? Un po' come stiamo facendo stasera, cioè nel Certo. senso che senza rivolgersi ad un sistema di editoria esterna, con dei mezzi propri, noi riusciamo a raggiungere un pubblico. Sì. Sostanzialmente questo è diciamo. Abbiamo grande stasera, potremmo già mettere gli spot pubblicitari. Ottimo. C'è già un pubblico, E insomma, questo dimostra che è fattibile, cioè nel senso sì. che sono delle cose che noi leggiamo, ma che poi facciamo nella realtà, no? Ed questo diventa l'esempio migliore in comunicazione, ma in tutti i campi, no? Perché poi diciamo la lezione migliore è quella esemplare, cioè quella fatta di esempi. Io ti Certo. porto dei numeri, però ti porto l'esempio, per cui se tu mi dimostri che durante una live si riescono a raggiungere dei numeri, quindi vuol dire che non è una cosa che noi abbiamo letto su un sito di un mega guru della comunicazione, ma è una cosa che stiamo facendo anche qui in terra di Brindisi, in Puglia, no? Promuovendoci in tutta Italia. Quindi questo è assolutamente vero. Abbiamo degli strumenti oggi che ci permettono veramente di essere forti, quando si ha un messaggio. E questi strumenti, i nostri padri, i nostri nonni, non ce li, se li sognavano. Eh sì, E quindi, diciamo, la locandina e basta. bravo, la locandina, il passaparola, cioè, Passaparola. erano tutta un'attività di persona, cioè in presenza, che per raggiungere dei numeri comunque dovevi fare fatica. Certo. No? Oggi invece hai un prodotto creativo che diventa esplosivo. Bene, immaginiamo che ne so, un video di un rapper. Lo butti in un sistema di comunicazione fatto di web, di social, diventi devastante. Ce lo dimostrano, no? I nostri ragazzi che, voglio dire, a 18, 20, 25 anni diventano già dei fenomeni.
perché sostanzialmente hanno capito qual è il trucco, cioè regola numero uno, individuare il mio talento. Sono bravo a fare questa cosa. C'era la famosa Clio che era diventata, diciamo, una delle prime ad essere famosa su YouTube, che aveva iniziato ad acconciarsi, a truccarsi, no? Davanti a uno schermo, come stiamo facendo adesso, realizzando questi tutorial da Schio, provincia di Vicenza, che voglio dire è un paese di provincia, non è né Milano, né New York, né Lisbona, cioè Schio è un paese di provincia, la provincia di Vicenza, e attraverso il credere in se stessa, nella sua bravura, cioè lei a un certo punto ha detto io sono brava, perché se tu non dici a te stesso io sono bravo a fare questa cosa, qualsiasi Ok, quindi cosa. bisogna anche avere un dialogo con Esatto. E io dico sempre questa cosa che a me piace molto. Io credo che tu debba essere umile con gli altri e presuntuoso con te stesso. Cioè, nel senso che con te stesso devi essere presuntuoso. Cioè, devi dirti le cose come stanno, devi dirtela, devi dirti io sono bravo, io posso farcela, io devo migliorare in questo. Altrimenti, come dicevi tu all'inizio, rischi, no? Di avere un bel talento, di avere come dire, dei buoni numeri, ma di rimanere chiuso. Quindi sostanzialmente è questo, no? La componente fondamentale. È Quindi vero. Clio cosa ha fatto? Si è detto: io sono bravo a fare questa cosa, ci provo. Ha fatto il primo video, ha fatto il secondo, ha fatto, cioè, non sto qui a raccontarvi la storia, però Clio è una che nel giro di un decennio è arrivata a scrivere dei libri, è arrivata ad avere i suoi programmi su Real Time, le collaborazioni con Corriere della Sera. Cioè, voglio dire, è un esempio vivente ed efficace di quello che ci stiamo dicendo. Io sì, è l'esempio proprio calzante, perché comunque le associazioni, le nostre associazioni, quelle che conosciamo, sono comunque associazioni in un territorio che non è New York, è sicuramente una provincia. Di conseguenza, i paragoni con realtà simili, con esempi simili, sono assolutamente calzanti. Io ho fatto un altro errore nel mio collegamento, oltre che pasticciare un po' con le piattaforme. Cioè, mi sono dimenticato di spiegare chi è FIAB Brindisi oggi proprio. Mi sono dimenticato di presentare te, poi Puoi rimediare, vai, puoi pure rimediare. chi ci ospita, io non mi presento, vabbè. Però no, mi presento invece, sono Mauro Destino, sono dirigente di FIAB Brindisi, che è un'associazione di biciclette, di persone che amano fare il cicloescursionismo, ma anche guardano alla mobilità. Allora, che c'entra la creatività o persone che si vestono da pazzi e vanno in bicicletta? C'entra perché è quello che hanno visto gli esperti, che per aumentare la mobilità nelle nostre città, specialmente le nostre belle città, Brindisi è una città, Brindisi, Mesagna, tutto il territorio, Francavilla, tutto il territorio molto bello e pianeggiante. Quello che serve per sviluppare la mobilità non sono tanto le piste ciclabili, ma la gente che va in bicicletta. Quindi più gente c'è che va in bicicletta, più si innesca un meccanismo virtuoso. Come si attacca con la creatività? Si attacca perché quello che in qualche modo le associazioni producono, parlo della fotografia, del video che dicevi tu, ormai pubblicabile su YouTube, questo crea evidentemente una sorta di raccordo è una piccola comunità, immagino, tra persone che hanno le stesse passioni. Quindi io ho chiamato te proprio per questa chiacchierata, per esprimere e sottolineare l'importanza di non rimanere soltanto nell'ambito di farsi un giro in bicicletta e parlare soltanto di copertoni e camere d'aria, ma anche di avere una responsabilità nei riguardi di chi vorrebbe avvicinarsi al mondo della bicicletta e ha bisogno, come tu sottolineavi, della comunicazione, di tutti i mezzi che attualmente abbiamo finalmente a disposizione, senza spese, tra l'altro, è una cosa gratuita. Tiziano, passiamo un attimo a te, no? Non ci dobbiamo fare i fatti tuoi in diretta, per carità, però hai una storia tua, le storie, quando ho seguito i tuoi corsi, dicevi che era sempre importante raccontare le storie, e adesso da bravo allievo, quindi ti chiedo una cosa: tu come sei approdato a sta faccenda della comunicazione? Come nasce? Ma sì, la mia, diciamo, è anche un po' una storia particolare, cioè nel senso che ho avuto la passione per tutto quello che era, diciamo, il mondo delle lettere, della scrittura, fin da bambino.
fin dalla scuola elementare, perché ho avuto la fortuna e l'onore di avere una maestra che mi ha, dice, Alessandro D'Avenia, dice che è uno scrittore che va, diciamo, adesso molto forte, no? È un insegnante di liceo, dice che in un video che è molto, molto bello da seguire, dice che il modo in cui la tua insegnante dell'elementare ti guarda decide gran parte no, del tuo futuro anche professionale. E per me è assolutamente vero. Io sono stato guardato dalla mia maestra in maniera eccellente. È stata davvero una brava coach con me, cioè, è Ti riuscito ha a. fulminato. Sì, mi ha fulminato, mi ha trasmesso, diciamo, una grande passione, mi ha fatto capire quello in cui potevo essere bravo, che sembra una cosa assurda. Ma parliamo di quale periodo? Periodo egiziano, assiri babilonesi, di quando? Parliamo veramente di preistoria, sì, bravo, parliamo veramente di preistoria, cioè parliamo dei primi anni 80, quindi la mia scuola elementare va nei primi anni 80, un periodo bellissimo, di cui conservo tanti ricordi, no? Giusto per capire, il periodo dei mondiali di Spagna 82, Paolo Rossi, che purtroppo, giusto per capire, no? Anni bellissimi. È una passione che ho sempre conservato, tant'è che poi, diciamo, ho seguito studi classici e ho una cosa, diciamo, particolare da raccontare. Ho seguito all'università la facoltà di lettere classiche, che vecchio ordinamento è una facoltà piuttosto tosta, cioè, ti vai a formare sui classici latini e greci, con la consapevolezza assoluta, cioè il 100%, di non voler fare l'insegnante, che è un'assurdità. È come se tu ti iscrivessi a medicina con la consapevolezza di non voler fare il medico. Per cui due sono le cose: o lo fai per una grande passione, diciamo, grande amore di culturale, o lo fai perché sei pazzo. Quindi io mi sono iscritto in quella facoltà solo per il fatto di volermi, come dire, formare ancora di più, sui classici, perché avevo intravisto, diciamo, la grande utilità, cioè nel senso che a distanza di 25 anni io non ti so tradurre adesso dal latino o dal greco, però ho quell'impostazione mentale che mi aiuta molto a superare tante sfide nella vita, no? E che risulta fondamentale. Io vedo proprio la differenza, purtroppo, con i nostri ragazzi, con i nostri giovani che scattano o che mollano, che abbandonano dopo 5 minuti. Io sono abituato, grazie anche al percorso di studio, a restare concentrato per ore e ore finché non raggiungo il traguardo. Questa è una cosa, diciamo, che mi ha appassionato sempre di più. E quindi ho iniziato a fare il giornalista, già dai tempi dell'università. Ho avuto la fortuna di iniziare a scrivere. Io scrivevo sul quotidiano, avevo, già 22-23 Quindi anni. parti da un mondo lontano assolutamente dalla comunicazione come oggi si intende. Sì, È assolutamente, proprio diciamo. lontano. Parto, diciamo, il mio essere giornalista parte negli anni 90 con la carta stampata, Brindisi, che era il quotidiano, che comunque era un quotidiano, diciamo, un quotidiano piuttosto conosciuto, e prima ancora dalla radio. Pure la radio. Quasi tutti i giornalisti iniziano dalla radio, quindi ho iniziato in radio con radio cronache di sport, di calcio. E diciamo sono stato un'ottima palestra perché comunque poi no, ti danno il senso proprio dello stare sulla notizia, dell'intervista, di capire tante cose. Alla fine sei un ragazzino di 22-23 anni che inizia a capire delle dinamiche. L'ho attraversato per vari anni fino a che, diciamo, una svolta fondamentale è stata nel 2007, quindi parliamo di 13-14 anni fa, sono entrato, come hai accennato, in questo mondo del volontariato, del sociale. Che è il mondo dei CSV, l'acronimo dei Centri di Servizio al Volontariato, okay? Ed è un mondo, diciamo, importante per me. Innanzitutto perché i centri di servizio, come dice la parola stessa, sono al servizio del volontariato, quindi svolgono un'attività nobile, cioè sostengono le associazioni, l'organizzazione dei volontari in tutta l'Italia. Questo accade da Trento a Cioè, Palermo. non è solo qui, No, assolutamente. dappertutto. No, è una legge dello Stato che ha istituito i centri di servizio al volontariato, quindi in tutte le province italiane ci sono i centri di servizio al volontariato che hanno proprio questo compito di sostenere, di aiutare anche attraverso piccoli finanziamenti le associazioni e le organizzazioni di volontariato. Quindi se c'è un'associazione che organizza un corso o che promuove una raccolta fondi, no? Noi ci occupiamo di quello. Ovviamente lavorando con persone che si occupano di disabilità.
di malattia, con detenuti. Non ti nascondo che in questi 14 anni sono cresciuto anche molto dal punto di vista personale, perché poi impari, diciamo, tecniche di comunicazione, ma impari anche tante storie, no? Storie tristi, storie dolorose. E questo, diciamo, mi ha fatto riflettere tantissimo. Cioè, conosci una realtà territoriale? Cioè, hai un punto di osservazione particolare che sfugge a gran parte di noi, insomma, perché le associazioni non sono altro che anche quello che bolle in pentola nella società, no? Nella parte meno visibile di quello che sono le cronache normali. Quindi hai avuto proprio un contatto con vari tipi di associazione, quindi con vari tipi di problematiche. Assolutamente sì, c'è un contatto quotidiano in tutta la provincia di Brindisi e lì, come dici, c'è uno spaccato della realtà. Ci sono tante storie, veramente tante persone che fanno delle cose bellissime che andrebbero sempre più notiziate, promosse, diffuse, anche se voglio dirti anche E una. quindi tu ti occupi di quello anche, no? Cioè fai in modo di quelle attività di farle arrivare al grande pubblico, diciamo così. Assolutamente sì, attraverso, diciamo, uno strumento che in comunicazione si chiama ufficio stampa. Sì. Tradotto vuol dire che se tu hai una bella notizia, me la mandi, cioè me la segnali e io provo ad amplificarla, cioè quindi comunque provo a mandarla. Io a proposito del comunicato stampa, io partecipo a uno dei due cose, sono rimasto assolutamente annichilito dal comunicato stampa, perché io ne ho fatti tanti comunicati stampa, no? Quando ho sentito il tuo corso, che invece comunicati stampa c'è tutta un'architettura, bisogna farlo in un certo modo, altrimenti i comunicati stampa vengono cestinati. E io ho imparato che tutto quello che fino a quel momento mi sembrava un meccanismo per mettere al corrente le varie testate delle attività, in realtà era completamente errato. Quindi parliamo di un comunicato stampa, quindi una cosa piccola che appare piccola, ma che in realtà permette di fare la differenza, ti uso un termine tecnico che ho imparato da te, tra essere notiziabile oppure no. È giusto? È giustissimo, bravo. Allievo, anche. Esatto. Poi se poi, giusto per ritornare al nostro tema no, principale, se poi in un comunicato stampa, no, che è uno strumento per diffondere una notizia, diciamo così, ci metti la creatività, cioè comunque ci metti una notizia creativa, quindi una notizia che Certo. incuriosisce, diventi esplosivo, cioè vuol dire che se tu lo mandi, che ne so, a 100 testate, magari lo pubblicano 100, 90 o 90, 100 e certo. quindi vuol dire che hai un pubblico maggiore. No? Certo. E questo ovviamente lavora alla tua immagine, al tuo brand, alla promozione di quello che fai, no? Immagina Fiat, ad esempio, no? Notiziare un messaggio, che ne so, di un'iniziativa su 100 testate vuol dire che comunque ci sono tanti occhi che leggono questa cosa. Certo. E quindi questo diventa fondamentale. E diventa anche un'attività sociale, come dicevamo Sì, prima, ma perché quello. comunque le associazioni sono no profit, vengono chiamate così, Sì. e allo stesso tempo, essendo attività sociale, esplicano la loro mission, di associazione, raggiungendo le persone che devono raggiungere. Cioè, io Assolutamente. quello che un po' dico quando vado un po' discutendo di queste cose, che un'associazione con due soci non serve a nulla. Servono associazioni frequentate, Sì, assolutamente. che evidentemente fanno le cose poi e non rimangono solo dei nomi. Allora, arrivano delle domande, perché oggi Fiab e Brindisi ha preso una bella fetta di visibilità, devo dire, grazie sicuramente al tuo nome che è molto conosciuto. Ci sono tutta una serie di complimenti, no? Quelli là li lasciamo, c'è tutta una griglia di complimenti, bravo, bravo Tiziano, cioè, ma sono decine, quindi quelli là poi. Magari te li mando e dai Caffè un po'. pagato per tutti. Sì, proprio è un'esagerazione, ecco. Però c'è una domanda, aspetta che te la leggo, una domanda che si riferisce alla. Faccio una sintesi un attimo. Cioè, una domanda che parla di come fare sostanzialmente a sviluppare le proprie qualità tecniche. Facendo con la comunicazione, insomma, penso si riferisca a come imparare a fare comunicazione. La domanda è un po' grezza, ho sintetizzato così. Ecco, te la giro. Sì. Come si fa per un profano? Per un profano bisogna aggiungere. Sì, allora,
Partiamo dal presupposto, ribadiamo che abbiamo adesso degli strumenti, un sistema fantastici, no? Quello che occorre, diciamo, capire bene è il sistema di comunicazione è fatto di contenitori, no? Immaginiamo il sito, il blog, i social, la messaggistica diretta di WhatsApp, di Messenger, che sono proprio dei contenitori, immaginiamoli come dei secchi o come dei cassetti. Quello che fa la differenza sono il contenuto, quello che ci mettiamo dentro, no? Altrimenti rimangono solo dei contenitori che veicolano dei messaggi che valgono zero, no? Noi pensate un po' a, tra virgolette, a quanta fuffa, a quante notizie così che non valgono nulla scorriamo ogni giorno sulle timeline di Facebook o di un social, Cioè, no? sì, vero. Solo alcune ci fermano, cioè ci Si va, si incollano. scorre, sì. Esatto, quindi questo vuol dire che la differenza la fa il messaggio. Okay? Perché potenzialmente tutti hanno un profilo Facebook o una pagina o un canale YouTube, però non tutti riescono a, come dire, a prendere, ad ingaggiare, si dice, no? Tecnicamente si dice questo, ad ingaggiare, il pubblico, perché, soprattutto nell'online tu hai un tempo, estremamente corto, di secondi, dove proprio mi devi prendere, mi devi ingaggiare, mi devi portare lì. E poi io vengo a vedere il tuo sito, la tua offerta, tutto quello che scrivi, però mi devi prendere e hai pochissimo tempo. Quindi, per poterlo fare, innanzitutto io dico che la comunicazione, secondo me, è il secondo anello, cioè il primo è quello che riguarda, ne parlavamo prima, proprio l'identità di una persona o di un'associazione, di un'azienda. Cioè, prima di partire a comunicare al mondo intero, io devo capire in realtà chi sono e che cosa faccio. Ma questo lo devo capire bene, cioè, Sì, sottolineiamolo questo qui. Chi sì, no, sono e cosa questo è faccio? Questo è fondamentale perché chiaro. c'è tanta gente che si promuove o che ha un sistema di comunicazione, che magari dice ho il sito, ho la pagina, però in realtà non ha capito ancora bene chi è, che cosa fa, o meglio, fa delle cose, potrebbe farne tante altre. Io credo che tu debba essere chiaro prima con te stesso, cioè dire io ho una panetteria e vendo pane, taralli e focacce. Chiaro? Si vende pane. Quando inizi a dire ma io posso fare anche questo, che ne so, i piatti pronti o servizi a domicilio, cominci a fare, tra virgolette, un pastrocchio, no? Per cui neanche tu hai capito bene cosa fai, figurati gli altri. La comunicazione funziona Questa è così. un po' un'altra domanda che è arrivata, no? Che riguarda un po' l'aspetto che dicevi tu. Come fare a, sostanzialmente, io faccio sempre delle sintesi perché ci sono dei testi abbastanza lunghi, come si fa a sottolineare quello che effettivamente in cui si è bravi, vendo pane, quello che dicevi tu, come si fa a fare quella sintesi che dicevi tu? Io faccio questo e vi dico che faccio questo, Sì, allora senza confusione. io credo che noi dobbiamo analizzarci, no? Dobbiamo avere questa forza anche autocritica, cioè di pensarci, di studiarci, no? E di capire quello che noi facciamo, ma non solo come attività, cioè ti faccio un esempio, ma proprio come azioni. Cioè, io ho iniziato a pensare tempo fa, a cercare di capire in che cosa potevo essere bravo, in che cosa potevo essere utile. E in che cosa questo essere bravo è utile? Questa è una cosa fondamentale, mi piaceva. Perché se poi tu sei bravo, utile, questa cosa ti piace, diventi, come dire, esplosivo, no? E quindi mi sono analizzato e noi abbiamo la tendenza a pensare sempre a, che ne so, al mondo dello spettacolo, quindi al cantante, al ballerino, al calciatore. In realtà tu puoi essere bravo nell'ascoltare, no? E quindi diventi, diciamo, bravo in una professione d'ascolto, no? Tu pensa, che ne so, a uno psicologo, a uno psicoterapeuta, a un counselor, a un coach, a tutte le persone che ti hanno Se ascoltato. non imparano ad ascoltare, che Perfetto. dicono? Tu immagina poi a chi sa creare, no? Parlavamo di creatività e quindi sai creare. Saper creare vuol dire che io posso, tra virgolette, diventare un bravo pasticcere, così come un orafo, ma posso essere anche uno scrittore o un pubblicitario, okay? Creare, proprio il verbo creare, ascoltare. Organizzare, faccio un esempio, so organizzare le cose. Perfetto, ci sono tante professioni che si puntano sull'organizzazione: wedding planner, organizzatore di matrimoni, organizzatore di eventi. Senti, ti interrompo un attimo, ma secondo te come mai, questa è la mia curiosità, come mai si usano i termini in inglese? Secondo te, come la vedi? Perché ogni tanto leggo quelli della Crusca, quelli bravi che difendono la lingua italiana che si incavolano, no? Sì. Però nel campo della comunicazione c'è Sì. questo fatto di usare termini inglesi, così una piccola parentesi mia, è una domanda mia questa.
No, è una parentesi, diciamo, che ci stai colorata di folklore, nel senso che comunque no, il termine inglese molte volte è come se aiutasse, come se desse un valore in più ad una professione, qualcosa che comunque già ce l'ha. Per cui quando riusciamo Ok. diciamo, ad esprimere un italiano è sempre, no? Cioè, se lo puoi esprimere in italiano È va chiaro che adesso bene. stiamo parlando di un pubblico, se io dico organizzatore di matrimoni, diciamo, è diverso da dire wedding planner, perché comunque c'è già nell'immaginario collettivo quest'idea, no? O dire Ok. chef rispetto a cuoco, no? La Diverso, non c'è niente da televisione fare. ci bombarda di chef, no? Per cui è chiaro che. Sì, meno male. Allora, dicevo così. Allora, un'altra domanda che ti pongo, poi ti faccio, andiamo avanti un po' con la tua storia. L'altra Sì. domanda è come, una domanda molto, molto ingenua, ma direi pure importante, è come si fa a diventare comunicatori? Immagino che si riferisca a come si fa a diventare comunicatori professionisti in questo caso. Ci sono percorsi specifici, no? Abbiamo visto nel tuo caso che ci sei arrivato man mano. Sì, allora, la buona notizia è che tutti possiamo arrivarci, no? Ed è quindi già una cosa. E ovviamente, per essere un buon comunicatore, lo dicevamo prima, devi essere te stesso, cioè ti faccio un esempio. Un buon comunicatore è uno che lavora molto nelle relazioni sociali. Per cui, se sei una persona tendenzialmente, riservata, schiva, introversa, che tende a nascondersi, farai un po' di difficoltà a diventare un buon comunicatore. Ma questo te lo dico non per bacchettare, diciamo, i nostri amici, ma per dirti come ero io, cioè nel senso che all'inizio, diciamo, nella fase adolescenziale, anch'io ero, no? Tendenzialmente abituato a nascondermi. Ho capito che questa cosa non funzionava. Che mi piaceva di più mettermi in gioco, avere tante relazioni. È chiaro che quando hai poi tante relazioni offline, si dice, cioè nella vita reale, no? Queste cose questo si trasferisce nel mondo virtuale, nell'online e diventi forte. Quindi comunque hai questa tendenza, no? A comunicare, cioè lo dicevamo proprio all'inizio, ad interagire, quindi a creare interazione. Cioè comunicare vuol dire che io sto dicendo tante cose, ma mi piace anche che qualcuno come sta facendo mi fermi e mi chieda, che cioè Ti interagiamo. rimbalza, ti La rimbalza, comunicazione è questa, è interattiva, no? quella Cioè, interattiva. la differenza proprio tra formazione e comunicazione. Il giornale fa informazione, tu lo leggi. Il social fa comunicazione, quindi tu lo leggi, scrivi, commenti, metti un like, condividi, quindi comunque generi un meccanismo che produce comunicazione, no? E questo diventa fondamentale. Ok, quindi direi che c'è sempre la solita sequenza di ciao, 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 ciao Tiziano. Facciamo così, diamo un ciao a tutti Allora, quanti, così cominciamo a tutti. caffè pagati, non so Caffè quanti, e pagato, ok. a posto. Allora, riguardo le idee invece, noi sappiamo che, non so, anche in quello che faccio io è importante a un certo punto avere una buona idea. Sì. In qualunque campo, credo, perché l'idea è qualcosa che evidentemente deriva dalla creatività e poi l'idea ti porta a qualcosa di nuovo. Sì, e Ecco, poi una cosa. dimmi. No, No, vai, vai. dicevo, l'idea c'è bisogno di raffinarla, bisogna lasciarla così com'è, come ti viene, bisogna organizzarla l'idea e soprattutto come credere nelle idee, nelle proprie idee? Potrebbero essere delle stupidaggini, no? Per esempio. No, allora, no, diciamo che innanzitutto una cosa che volevo dire già da prima è che riferito al discorso della FIAB, quindi della sostenibilità della bicicletta, c'è un passaggio fondamentale che dobbiamo fare, cioè che per essere creativi, quindi per avere buone idee, bisogna stare bene, no? Quindi bisogna vivere una situazione di benessere che secondo me c'è proprio verificato su me stesso, è dato, sembrerà una banalità quella che sto per dire, però è dato sostanzialmente dal mangiare bene, dal dormire bene, perché poi sfido chiunque a. Se uno no, dorme 2 ore a notte, vive situazioni di stress, si alimenta male, Sì. Quelle fai difficoltà ad avere buone idee, questo voglio dirlo. buone idee vengono dal buon vivere. Perfetto, per cui anche andare in bicicletta o fare, che ne so, l'ora di camminata al giorno, come provo ogni tanto a fare anche io,
aiuta perché comunque tu mi insegni, voglio dire, è più il tuo campo che si sprigionano delle sostanze nel cervello, no? La serotonina che comunque produce felicità, star bene e quindi Sì, è diventa più vero. anche più facile avere una buona idea, Ok, se ma stai più. le tue idee, tu evidentemente hai una grande carica di creatività e di idee, basta guardare il lavoro che fai, insomma, ne fai uscire una continuamente, ma le organizzi, le annoti da qualche parte, ti fai la passeggiata e ti viene l'illuminazione, come funziona? È proprio così, cioè nel senso che non hai un tempo, no? Non c'è un tempo. Del resto pensa un po' alla creatività di uno scrittore o di un cantante, no? Magari, che ne so, Vasco Rossi produce un album, pubblica un album, poi magari possono passare anche 3 anni. O no? Lo stesso per uno scrittore, no? Uno scrittore di successo. La casa editrice non è che ti dice ogni 6 mesi mi devi scrivere. Può essere che tu ne scriva uno e poi passino degli anni. Quindi sostanzialmente l'idea arriva nel momento in cui meno te l'aspetti, che può arrivare che ti svegli la notte alle 4 e inciampi mentre stai andando in bagno e ti viene un'idea. Cioè, a te è capitato proprio. Sì, a me è capitato. E la cosa, diciamo, importante però è annotarsi l'idea. Cioè, se tu stai anche in macchina, stai camminando, comunque oggi abbiamo, no, degli strumenti fantastici, cioè un'applicazione di videoscrittura sul cellulare, prendi note e È scrivi un delle attimo. cose. Ed è un attimo, cioè nel senso che ti scrivi l'idea grezza. Cioè io scrivo molto per punti, quindi mi scrivo proprio dei punti che mi servono poi a riprenderli nel tempo e a svilupparli. Perché se rischi, cioè se non fissi nel momento in cui hai l'idea, rischi di perderla. Eh sì. Quindi magari rischi che poi ti sei dimenticato di quella cosa. Per cui diciamo è fondamentale segnarsela l'idea. Magari stai, che ne so, Quindi stai. le proprie idee vanno segnate, vanno fermate, no? In qualche modo. Vanno fermate. Visto che il processo creativo è un processo spontaneo, è qualcosa di molto veloce, non è come il pensiero logico razionale, che invece ha bisogno di alcuni tempi, ha bisogno di tanti passaggi, alla fine si arriva a una conclusione. La creatività è lì e bisogna in qualche modo fermarla. Bisogna fermare. E il fatto di organizzarle invece, mi interessa parecchio la tua opinione quando si organizzano le cose. Cioè, tu come fai una programmazione? Dici questa cosa la metto a maggio, quella la metto a dicembre, quell'altro e poi devo parlare con Mauro lì a fare la cosa. Sì. O Allora. diventa tutto un fatto così, spontaneo. Oggi mi invento questo e faccio questo. No, 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 diciamo che c'è un minimo di organizzazione, però una cosa importante che tu mi hai chiesto e non ti ho risposto, ma è importantissimo, è molte volte come fai a credere in un'idea, cioè a capire? Sì, Allora, sì. per poter fare questa cosa qui, diciamo, devi, come dire, proiettarti, quindi devi visualizzare, immaginare quello che può diventare il tuo futuro. Quindi faccio un esempio banalissimo. Io nel 2013 ho inventato questo format che si chiama il numero 1, 100 consigli per un'immagine vincente. Ho ancora a distanza di 7 anni questo uno rosso in mano, perché diciamo è diventato per me un cavallo di battaglia e sostanzialmente è un corso di comunicazione. Diciamo, l'ho chiamato il numero 1, 100 consigli per un'immagine vincente e gli ho dato, diciamo, una forma fortemente creativa. E nel momento in cui ho avuto questa idea, nel momento in cui ho iniziato a scriverla, ad annotarla, mi sono proiettato, cioè mi sono immaginato in un hotel che faceva a parlare di comunicazione davanti a 30-40 persone. Non, diciamo, e per me era l'inizio, cioè, anche perché io ho iniziato dal punto di vista della formazione, lì ritorniamo alla parolina che ti piace tanto, coraggio. Lì ho avuto, cioè, lì un minimo di coraggio l'ho avuto perché diciamo fare formazione sul campo la faccio da 10-11 anni, non da tantissimo, e l'ho fatta perché qualcuno mi ha chiesto di andare a sostituire qualcuno. Lì la vita molte volte è fatta di passaggi, no? Se dici no, o se dici sì, come cambia la tua vita? Ho avuto coraggio, cioè L'opportunità e il coraggio. non volevo fare questa cosa, cioè, te lo dico, non volevo fare questa cosa, avevo paura. Del resto, se tu ci pensi, non volevo fare l'insegnante io, quindi non volevo fare l'insegnante. Però, Come si dice, ti capitano le cose un po' a tua insaputa, bravo. ti capitano. Però per me è stato fondamentale, È perché, stato diciamo, fondamentale. da quel febbraio 2010 sono passati 11 anni, diciamo, ho costruito tanto di quello che adesso racconto. Quindi
ritorno alla tua parola, ho avuto coraggio e il coraggio mi ha aiutato. E quindi il consiglio per i nostri amici, molte volte, diciamo, affidatevi un po' al cuore, cioè nel senso che no, non pensate tanto, cioè nel senso che il cuore mi ha detto in quel momento, fai questa cosa, e diciamo, il cuore ha avuto ragione. C'è anche poi l'ipotesi che uno fallisca perché non si è inesorabili e che tutto per forza poi approda a qualcosa di positivo. Ci sono pure i fallimenti. E i fallimenti vanno affrontati e sempre in uno dei tuoi corsi hai sottolineato che sono proprio i momenti del fallimento in cui si impara dai propri errori e si fa una sorta di evoluzione, cioè la prossima volta andrà meglio, ma non perché hai avuto un'idea ancora migliore, ma perché hai imparato da quelle cose che sono andate male. Assolutamente sì, nella mia storia personale, diciamo, un momento che non ho condiviso, ma che non mi vergogno a raccontare, è proprio che dall'informazione, cioè dall'essere giornalista in radio e sui giornali a diventare comunicatore nei centri di servizi, ho vissuto per 3-4 anni l'esperienza in una casa editrice fatta qui a Brindisi con degli amici che è fallita. Diciamo, da quel fallimento ho imparato tantissime cose, cioè nel senso che ho avuto anche la forza di ripartire non buttando a mare tutto quello che avevo imparato, cioè, ma mettendo a frutto tutto quello che avevo imparato in quegli anni. L'errore aiuta. Aspetta che parte l'applauso, vediamo. Ah, Si sente l'applauso? e come no? Grazie. Bellissimo, questo mi manca. C'è una folla qui dietro di me, insomma. Va bene, altra domanda riguarda invece, questa un po' tira sul personale, sicuramente la persona che ti conosce, insomma, chiede se sei ogni tanto stufo di quello che fai, visto che lo fai da tanti anni, evidentemente ti conosce. No, assolutamente no, per un semplice motivo, perché comunque cerco sempre di diversificare, no? Ad esempio, negli ultimi anni sto approfondendo molto l'aspetto del coaching, no? Le Quindi coaching. il coaching Coaching significa affiancare qualcuno. esatto, no? Proprio il cocchiere, tradotto, to coach vuol dire proprio, no? Portare, accompagnare. No, il coaching cos'è? È una delle professioni, diciamo, in crescita e lo sarà sempre di più anche dopo questa pandemia. Perché sostanzialmente, diciamo, un buon coach è uno che segue la persona lavorando con lei, quindi in partnership. Non è un mago, un guru, un maestro, no, lavoriamo insieme. Cioè, Non è uno che ti cattura e ti ipnotizza, no, la no. bravura del coach qual è? È quella proprio di capire il meglio dell'altro. Quindi io capisco dove sta il meglio di Mauro e tiro fuori tutto il meglio che c'ha Mauro Perché dentro. ognuno di noi ha qualcosa di buono. Di questo sono convinto. Tutti, tutti, Io tutti. pure sono convinto, infatti. Tutti noi abbiamo qualcosa di buono. Poi c'è chi lo coltiva e c'è chi non lo coltiva. È chiaro, proprio questo, no? E Cioè, qui la figura del coaching che dicevi tu e e quindi che la figura ti. del coaching, diciamo, mi permette anche di diversificare, no? E quindi di creare sempre, come dire, dei format nuovi, dei prodotti nuovi, di spaziare. Mi aiuta molto, diciamo, lavorare sia nel profit che nel non profit, perché io, diciamo, mi confronto con l'associazione che si occupa di disabilità e la pasticceria o le assicurazioni, no? Fermo restando che vi dico, le regole di comunicazione di base sono valide per tutti. Sono sempre le Non è stesse, quella sì. stessa. Sì, ok. Noi abbiamo tante altre domande, però io ti avevo promesso che ci saremmo mantenuti intorno ai 40-50 minuti, così possiamo poi approdare alla fase successiva della serata, spero a cena, garbati, insomma, normali, sempre gli stessi perché siamo tutti chiusi, purtroppo. Tu hai già in programma una cena particolare, come funziona a te questa sera? No. No, io diciamo che aspetto a sorpresa, nel senso che A vedo un attimo, vedo un attimo provo ad essere coscio con me stesso, nel senso che devo stare attento da questo punto di vista, no? Perché ecco, diciamo, una cosa che la non professione. mangi, insomma. No, ma mangio, cioè, molte volte rischio di mangiare molto a cena, no? È una cosa che, tra virgolette, non va bene, cioè nel senso che non riesco a bilanciarmi da questo punto di vista. Ah, ok. E quindi devo stare, diciamo, un po' più attento.
Va ma bene, ma sai, mangiare è bello, quindi no, certo. non ti preoccupare, non Però ti se preoccupare. dovesse Se esserci. vai in bicicletta, poi bruci quello che mangi in più. Certo, assolutamente. Quindi noi ti aspettiamo, Tiziano, quando vuoi, se ti piace. Siamo adesso tutti bloccati perché non possiamo andare in bicicletta se non così con delle uscite fugaci, insomma, anche perché la stagione è quella che è. Poi Certo. comunque andremo avanti poi man mano che la pandemia arriverà prima o poi a conclusione. Ci Allora sarà. io passerei ai saluti, sono saluti sinceri, Tiziano, perché Grazie. ci tenevo a tenerti in queste Grazie. live. E la tua è una testimonianza importante, che ripeto, Grazie. associ a una competenza che si nota subito, anche una grande, grande, grande passione. Si vede questa cosa, ti piace, proprio ti piace, non c'è niente da fare. Non è un'attività professionale che si fa così, no, si vede che ti piace. E volevo che, come spesso mi accade quando mi innamoro un po' delle persone, mi piace poi condividere. E ho trovato questo strumento qui che mi permette di dire, guardate, a me piacciono questo tipo di persone, vedete un po' cosa dicono e magari Fantastico. qualche cosa andrà meglio. Quindi grazie Grazie a ancora te, grazie della a voi. tua partecipazione. Adesso rimani ancora in linea perché devo tentare di mandare una sigla finale che a me mi va sempre male e faccio dei pasticci. Vediamo un po'. Se dovessero esserci altre domande o quesiti che vogliono anche girarti via email, io sono disponibile a rispondere anche nei prossimi giorni. Ok, anche sui social. Sì. Va bene, va bene. Allora, ciao, Ciao, rimani ciao, ancora, grazie a te. appena vedi la Un bacio. sigla, chiudi. Ciao, Grazie, ciao ciao. Tiziano, grazie.